per quanto riguarda la partita, credo che anche se non segniamo la partita poteva essere anche questa, ma io parto dal presupposto che poi siamo stati polli noi a concedere sia l'occasione prima che Gomis ha parato e sia l'occasione, sia il gol. La dinamica dell'azione l'avevamo prevista miliardi di volte e non siamo stati in grado di fronteggiarla nonostante l'avessimo prevista tantissime volte, però il calcio è così, e come sbagli prendi gol, poi abbiamo creato tantissimo e non siamo riusciti a rimetterla in piedi. Mi dispiace soprattutto per i giocatori che lavorano tutta la settimana per ottenere un risultato positivo e per piccole disattenzioni poi non ci riescono. Sì, oggi indipendentemente dagli altri era una partita che volevamo vincere. E era importante vincere per tanti motivi, ma spesso e volentieri nel corso dell'anno siamo stati sempre riportati con i piedi per terra e quindi credo che sia giusto stare con i piedi per terra e guardare di partita in partita quello che succede e quelle che sono le condizioni che ci permettono di fare una buona o una cattiva partita. Ah, credo che il Teramo abbia giocato bene per tutti i 90 minuti, ma poi l'essenza del calcio è non fare gol, è fare gol e non subirlo. Quindi si riduce a quello. Loro sono stati bravi, abili, cattivi nel volere ottenere questa vittoria e l'hanno ottenuta. Sì, mancava dalla vittoria in casa ottenuta contro la Feral Pisolò quasi 2 mesi fa e poi abbiamo avuto una serie di risultati non positivi, anche se nelle ultime due gare contro il Pordenone e contro il Vicenza devo dire che la prestazione c'è stata. E contro il Vicenza meritavamo di vincere, ma non siamo stati cinici come oggi sotto porta. E col Pordenone era una partita ormai indirizzata sullo 0-0 a 10 minuti dalla fine, però purtroppo una disattenzione difensiva in un'azione di ripartenza poi ha causato il rigore per loro che Burrai ha trasformato. Ci tenevamo molto a cercare di innanzitutto di sbloccarci sotto porta perché non facevamo gol da 5 partite. È importante che il gol lo abbia realizzato Malcore, un giocatore arrivato nel mercato di gennaio, che era la seconda gara da titolare, e al di là del gol mi sembra che abbia fatto anche una buona gara, anche se non mi piace mai parlare dei singoli, è una nota che voglio fare perché ci aspettavamo tutti quanti un po' il suo gol. Per la classifica sono 3 punti molto importanti che ci permettono di affrontare con più serenità queste 9 partite che mancano e magari farlo con la speranza di restare nella parte alta della classifica dove siamo stati ininterrottamente dalla prima giornata di campionato.